Quando nasce e perché l'Istituto Talasso Grafico? Allora, l'Istituto Talasso Grafico nasce nel 1916, è un istituto che rappresenta un po' la storia della biologia marina in Italia, ma in Messina in particolare. Nei vari anni poi è diventato un istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche e sono state incrementate tutta una serie di studi riguardanti l'oceanografia, la biologia marina, la microbiologia. Quindi rappresenta veramente una perla del Mediterraneo per questo genere di attività scientifiche. E quali sono appunto le attività che ultimamente si stanno portando avanti? Diciamo che in linea anche con un po' le linee guida della Comunità Europea sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente costiero, noi siamo focalizzati su discorsi di bioremediation, su studio di bacini profondi e comunque fondamentalmente l'oceanografia biologica, le risorse della pesca, insomma tutto quello che riguarda, diciamo, la tutela e valorizzazione dell'ambiente marino. Oggi si ricorda la pioniera delle scienze del mare. Ce ne vorrebbero di più di iniziative come questa. Ma sicuramente è stato affascinante oggi stare qui, anche perché siamo tutta una serie di studiosi di varie estrazioni, per cui c'è il naturalista, c'è l'umanista e tutte queste attenzioni convergono su questo personaggio che ha un fascino particolare, una pioniera a tutti gli effetti. Per quel periodo sicuramente affrontare tematiche di siffatta natura non è stato facile, immagino, quindi insomma tutta la gratitudine per questa persona che ci ha fatto anche incontrare oggi in questo convegno.